Cristo è risorto, riscopriamo la fede, l'invito del Vescovo in questi giorni di pandemia. Carcere di Vicenza, sempre più polveriera, troppe aggressioni e rischio contagio, l'allarme del sindacato. La denuncia di una parrucchiera su Rete Veneta, lavoro abusivo a casa, la condanna del sindaco Rucco. Il coro si ritrova via web per intonare Re dei Re, un messaggio di speranza per tutti noi. Buonasera e benvenuti al TG Vicenza. Andiamo immediatamente a vedere quali sono i dati sull'emergenza coronavirus in Veneto che sono stati diffusi dall'azienda zero della Regione Veneto. Abbiamo in totale 14.288 casi in regione, sono 37 in più di ieri sera, sono 17.902 le persone in isolamento domiciliare nella nostra regione. Andiamo però a vedere la seconda parte della tabella che è molto molto importante perché ci dice che in questo momento abbiamo in Veneto 1.420 persone ricoverate in ospedale, in situazione non grave, sono 7 in meno rispetto a questa mattina, 240 sono le terapie intensive impegnate, sono 5 in meno rispetto a questa mattina, sono 793 i decessi, 14 in più rispetto a questa mattina. Questi erano i dati dal Veneto, vi ricordiamo che li trovate in qualsiasi momento anche sulla nostra pagina Facebook, la pagina Facebook di Rete Veneta e anche sul canale Telegram. Andiamo invece a sentire cosa ha detto oggi il presidente del Veneto Luca Zaia, che ha annunciato una nuova ordinanza. Si potrà uscire solo con guanti, mascherine e igienizzante e si potranno anche superare i 200 metri dalla propria abitazione, ma da soli e senza esagerare. Arriva la nuova ordinanza regionale per limitare la diffusione del coronavirus e il provvedimento contiene molte novità. Prima su tutte quelle relative all'attività all'aperto. L'attività motoria è individuale, occhio, è individuale e deve svolgersi in prossimità della propria abitazione. Ho tolto i 200 metri, questo è un atto di grande fiducia. Io so che i veneti, e mi rivolgo ai ragazzi, sono assolutamente performanti. L'appello io lo faccio sempre ai giovani perché sono il nostro faro, sono davanti al convoglio, ci sono loro. Allora, togliere i 200 metri vuol dire che 201 va bene, 202 va bene, 203, ma no 4 km, 5 km. Cioè, bisogna avere... La legge dice in prossimità della propria abitazione. Con la bella stagione Zaia si spinge anche un po' più avanti con il calendario e avverte. Nei giorni del 25 e del 1 maggio, ho voluto mettere il 25 aprile e il 1 maggio del 2020, il picnic, barbecue e tutte le storie che si fanno in quei giorni, all'aperto, è autorizzato solo nella proprietà privata e limitatamente al nucleo familiare residente nella stessa proprietà. Tradotte in soldoni, non avventuratevi per favore ad organizzare barbecue, grigliate, per tradurla giustamente nel termine giusto, grigliate, feste o quant'altro, perché sono illegali. E ora andiamo a sentire nel giorno del lunedì dell'Angelo il messaggio del Vescovo di Vicenza, Beniamino Pizziol. Sono convinto che questa situazione produce questa realtà positiva, cioè di sentire con maggior intensità, con maggior anche spiritualità, questi eventi della Pasqua. Voglio ricordare anche alcuni momenti della vita della Chiesa che hanno impressionato molto e hanno colpito il cuore e la mente non solo di una singola persona ma delle famiglie e di tutta la comunità. E alludo, come voi ben sapete, a quell'affidamento che noi abbiamo fatto alla Madonna di Monteberico come diocesi di Vicenza, ma aperto non solo alla nostra città, al nostro territorio, ma a tutto il paese e a tutta la famiglia umana. Ed è stata partecipata, molti hanno chiesto anche il testo e mi risulta che lo recitano anche nelle loro famiglie. Poi l'altro grande momento che abbiamo vissuto qui a livello non solo di Chiesa Universale, ma direi anche di tutte le persone che hanno avuto la possibilità di vedere il Papa da solo salire tutta la scalinata che portava davanti al Sagrato di San Pietro e poi lì fermarsi a pregare, a riflettere,
interpretando la voce di tutti gli uomini e le donne di questo mondo. Sono segni che resteranno impressi proprio in occasione di questa Pasqua così singolare. Questo era il messaggio del Vescovo di Vicenza per il lunedì dell'Angelo. Adesso passiamo alla cronaca e andiamo a vedere un incendio che si è verificato questa notte a Chiampo. Siamo in un campo agricolo di via Panzale per un incendio che in sé non è stato niente di grave, ma è stato molto spettacolare perché le fiamme si sono levate alte per molti metri, sono state viste da moltissime persone che hanno chiamato in gran numero i vigili del fuoco intervenuti poi per spegnere il rogo. E ora andiamo invece a vedere cosa sta succedendo nel carcere di Vicenza. Basta aggressioni, basta agenti di polizia penitenziaria che finiscono malmenati da detenuti aggressivi. La situazione al carcere di Vicenza rischia di farsi critiche e a denunciarlo all'Unione Sindacati Polizia Penitenziaria. Dall'inizio di gennaio ad oggi sono successe ben 7 aggressioni da parte dei detenuti ai danni del personale del comparto sicurezza, cui hanno riportato la bellezza di 13 poliziotti penitenziari delle lesioni. Lesioni che si sono protratte sino a 81 giorni di malattia. Le criticità sono tante, sono quei detenuti che sono di difficile adattamento e che, come dicevamo noi, fanno il turismo penitenziario, partono da istituti dove già hanno commesso dei danni, sia i beni dell'amministrazione, quindi immobili e mobili, e poi finiscono con scagliarsi contro il personale. Detenuti rissosi che vengono spostati di carcere in carcere, a questo si aggiunga il sovraffollamento e l'emergenza attuale dettata dal coronavirus. La situazione potrebbe farsi esplosiva. Da più parti giunge la proposta di un commissario per le carceri, ma intanto il sindacato ha proclamato lo stato di agitazione. Lo stato d'agitazione è stato proclamato dalla segreteria nazionale nonché dalla segreteria regionale. Infatti tutti gli istituti della Repubblica, come segno di protesta pacifica, è stata esposta alla bandiera dell'organizzazione sindacale. Le ragioni sono quelle delle criticità che riguardano gli istituti, le aggressioni afferenti al personale e le condizioni in cui oggi il personale sta lavorando con i sistemi di sicurezza che molte strutture non sono arrivati, se sono arrivati sono terminati o in altri casi ci sono e molti dirigenti non li fanno indossare. Torniamo a vedere la cronaca perché questo pomeriggio, poco dopo le 2, c'è stato un incendio in una casetta di legno a Chiuppano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Schio con 2 automezzi e 5 operatori che hanno spento del tutto le fiamme sulle quali era già intervenuto il padrone di casa con una canna d'acqua dal giardino. Probabilmente le fiamme sono state innescate da un piccolo cumulo di cenere depositato il giorno prima tra un muro e la parete in legno. Torniamo in città, andiamo a vedere a Vicenza perché vi ricorderete, avevamo raccolto la segnalazione di una parrucchiera che ci segnalava la presenza di molti abusivi nel settore in questo periodo di difficoltà. Abbiamo consegnato il suo messaggio al sindaco Francesco Rucco ed ecco la risposta. Quelli che lavorano abusivamente nell'epoca del coronavirus. Noi di Rete Veneta avevamo raccolto l'appello della titolare di un salone di acconciatura che con un videomessaggio si rivolgeva al sindaco di Vicenza chiedendo un intervento, un giro di vite. Ricordate? Voglio dare voce ai tantissimi imprenditori della bellezza che come me stanno doverosamente rispettando le regole, restando lontani dalle loro amatissime clienti. Purtroppo c'è qualcuno che queste regole non le rispetta, recandosi a casa delle persone a fare loro i capelli, facendosi chiamare parrucchieri, quando in realtà sono solo degli abusivi. L'abusivismo nel nostro settore è sempre esistito, ma in questo momento storico il problema raddoppia, mettendo a repentaglio quella che è la salute collettiva diffondendo il virus. Lasciamo fuori dalla porta il virus e il messaggio con cui questa professionista si era rivolta alle istituzioni perché intervengano per alzare il livello di controlli contro presunti episodi di abusivismo. Un appello che noi oggi, come promesso, portiamo al sindaco di Vicenza, a cui abbiamo mostrato il video andato in onda su Rete Veneta. Ecco la risposta che ci ha inviato in redazione Francesco Rucco. Abbiamo ricevuto segnalazioni anche in comune di persone, di parrucchieri, estetiste che abusivamente vanno di casa in casa per fare dei servizi a dei cittadini. È inaccettabile che ci siano di queste figure professionali che abusivamente, quindi contro legge, svolgono questo tipo di attività.
senza avere alcun rispetto verso i cittadini, in quanto comunque anche questo è un motivo di veicolo della malattia, e dall'altra parte non si rispettano le regole. Quindi un invito ai cittadini ad evitare di avvalersi di queste figure abusive e dall'altra appunto di continuare a segnalare soprattutto alle autorità competenti questo tipo di attività irregolare. Questa è la risposta del sindaco di Vicenza. Lo ringraziamo. Ovviamente anche noi monitoreremo la situazione. Se avete segnalazioni o messaggi da lanciare, siamo qui al vostro fianco, perché lo sapete, la vostra voce è la nostra voce. La vostra voce è la nostra voce e la linea aperta di Rete Veneta è appunto sempre aperta. Potete segnalarci in qualsiasi momento un problema con l'emergenza coronavirus, noi lo porteremo all'attenzione dei sindaci del territorio. Potete mandare una mail a vicenza@reteveneta.it o un SMS al numero 351 1751 866, oppure anche segnalare tramite la pagina Facebook Gli Amici di Rete Veneta Vicenza. Chiudiamo in bellezza, chiudiamo in musica, andiamo a sentire un videomessaggio musicale del tenore di Valdagno, Alessandro Lora. Non può durare per sempre. Torneremo più forti di prima. Andrà tutto bene. E visto che siamo in tema musicale, concediamo un bis, andiamo a sentire il coro dei giovani di Marola, frazione di Torri di Cortesolo, che non potendo ritrovarsi tutti insieme, hanno creato un video che ci hanno inviato. Dalla polvere, le nostre colpe hai portato su di te. Signore, ti sei fatto uomo e tutto come noi per amore. Sei riscattati dalla stretta delle tenebre perché potessimo glorificare te. Hai riversato in noi la vita del tuo spirito. Per oggi da Vicenza è tutto, però la nostra informazione, nonostante oggi sia un giorno di festa, non si ferma mai. Questa sera il direttore Luigi Bacialli sarà a Focus dalle 21:15, avrà come ospiti virtuali naturalmente Roberto Caon, Roberto Ciambetti, Alberto De Franceschi, Nicola Finco, Morena Martini, Pietrangelo Pettenò e Achille Variati. Vi auguriamo una buona serata e vi lasciamo al meteo.
L'Olato, da oltre 40 anni, centro specializzato nella produzione di plantari e calzature su misura, busti, tutori e protesi di arto. Bentrovati al meteo. È atteso un temporaneo calo della pressione sul nostro territorio, un po' di variabilità nella giornata di martedì 14 aprile. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo un tempo in prevalenza stabile, soleggiato, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Saranno possibili tuttavia occasionali piovaschi di debole intensità e di breve durata a carattere sparso. Venti che aumenteranno di intensità nel corso del pomeriggio e poi la sera. Temperature gradevoli, minime tra i 5 e i 7 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 18 e i 21 all'incirca. Stessa situazione anche a Vicenza, in città ma anche in provincia, sarà una giornata, vedete, caratterizzata dal bel tempo. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, tuttavia nel pomeriggio non si escludono dei fenomeni. Infine, temperature sostanzialmente stazionarie. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Rete Veneta. Arrivederci. L'Olato, ortopedia e sanitaria, vasta gamma di ausili e soluzioni personalizzate. A Vicenza, via Legione Gallieno di fronte all'Istituto Rossi, ad Asiago, Bassano del Grappa e Montebelluna. L'Olato, al servizio del tuo benessere.